Si è conclusa nella giornata di sabato la 31esima edizione del Premio Pericle, una delle manifestazioni più apprezzate della Locride. Quest'anno l'evento ha puntato il riflettore sulla ricerca scientifica, in particolare il Premio Pericle d'Oro 2016 è stato consegnato a ricercatori scienziati del mondo della medicina. Tra questi sono stati premiati Ermenegildo Sant'Angelo, punto di riferimento a livello nazionale e internazionale rispetto all'anestesiologia, terapia intensiva e del dolore, Daniela Torella, una dei responsabili europei del progetto CAREMI, prima sperimentazione clinica delle cellule staminali cardiache, Valentina Murascoli, farmacologa, Mario Giudice per le malattie odontostomatologiche, Francesco Valentini, ricercatore del gruppo di plasma astrofisici e membro del team scientifico del progetto TOR, Nicola Leone, professore di informatica e direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica presso l'Università della Calabria, Serenella Caristo, del Policlinico Mater Domini di Catanzaro. Il premio Pericle è la dimostrazione della capacità e delle qualità della profonda provincia italiana, nella quale vivono sentimenti autentici e valori antichi, nella quale si riconosce il merito e ci si pregia di averlo riconosciuto nella speranza che esso possa lasciare una traccia in quella terra. Ecco, questo è il punto di riferimento dal quale nasce questo premio Pericle, che è stato conferito oggi a illustri cattedratici, a uomini di cultura, a persone dello spettacolo, tutti eccellenti nei loro specifici segmenti operativi. Ed è stata una festa di popolo, perché il riconoscimento del valore dei premiati si è accompagnato all'orgoglio di essere cittadini dell'area nella quale queste eccellenze si sono manifestate. Dunque un riconoscimento a coloro i quali lo hanno pensato, è un riconoscimento ai cittadini che l'hanno accettato e collaborano, è un riconoscimento a questa bellezza italiana e bellezza del sud che non appari perché contiene valori e significati che altri, ahimè, non possiedono. Noi dovremmo avere l'orgoglio, proprio per questo, di donare a chi non ha questa fortuna, la fortuna che è capitato al sud oggi in questa terra di Calabria. Il premio, quando arriva in questo momento, per me da due giorni prima è terminato, perché c'è un lavoro immenso che viene fatto durante l'arco dell'anno e perciò poi ci troviamo a festeggiare un pochino insieme e sono felice perché poi premieremo sempre tutte le persone che ruotano intorno alla Calabria e sono calabresi e ci hanno sempre dato la forza di dire che noi abbiamo queste grandi eccellenze che vanno avanti e che portano la Calabria avanti. Certo, i sacrifici sono molto importanti, ma purtroppo lo dico con molto rammarico che purtroppo il rapporto culturale non viene messo in evidenza a quello che dovrebbe essere la forza importante della Calabria. Si parla tanto in questi giorni di RAI. Guardate, la RAI non è quella che state leggendo sui giornali. La RAI è fatta di persone per bene, è fatta di ottime giornaliste, ottimi giornalisti. Io questa sera il premio lo dedico ad una straordinaria collega, Maria Grazia Capulli, che voi qui avete premiato, una giornalista intelligente e sensibile, che amava il mestiere più bello del mondo, che è quello di giornalista. Maria Grazia ha lavorato fino a due giorni prima di morire. Voi sui giornali avete letto di persone che prendono tè e non lavorano. Guardate, questi sono dei casi. La stragrande maggioranza sono giornalisti che lavorano intensamente e duramente.